Salve a tutti, mi chiamo Federica Recine e vengo da Roma. Sono medico oncologo e mi sono specializzata un po' da qualche anno ormai, nel 2015, e ho completato i miei studi sia università che specializzazione a Roma, alla Sapienza. Ho lavorato sempre a Roma per qualche anno e quest'anno ho deciso di cambiare anche dopo aver conosciuto il dottor Ibrahim, perché ho capito che qui all'IRST è possibile lavorare nel modo in cui ho più o meno sempre sognato, cioè di conciliare, per quanto non è sempre facile, la parte clinica e la parte della ricerca. La cosa molto, molto bella che trovo sia un elemento di rilievo e peculiare è proprio questo tipo di tipologia di lavoro, cioè la parte prettamente clinica e la parte della ricerca, che è quello che un po' per noi medici è un momento di evasione dalla quotidianità, è un momento in cui probabilmente riusciamo un po' a, tra virgolette, a sognare, ed è motivo probabilmente per cui io ho scelto proprio di fare l'oncologo. In realtà ho iniziato il percorso di studi in medicina così un po' alla ricerca di me stessa, in cui ho fatto in realtà biologia. Proprio durante questo anno di studio della biologia, per quanto poi mi piacesse, ho capito che mi interessava più il funzionamento del corpo umano, e a quel punto ho avuto forse la spinta e la reale convinzione che la mia strada dovesse essere legata proprio alla medicina. Inoltre, quando poi si è trattato di scegliere la specializzazione, altro momento sempre critico e perlomeno per quanto mi riguarda, l'idea era di fare psichiatria, ma casualmente nel corso di varie esercitazioni che si fanno sono capitata in un reparto di oncologia, e in quel reparto mi sono letteralmente innamorata proprio del paziente oncologico, cioè della tipologia di gestione, che è un po' diversa rispetto alle altre branche, cioè proprio un prendersi cura un pochino differente, mi permetto di dirlo. E lì appunto mi sono innamorata sia di questo aspetto e anche dell'aspetto della tipologia di studio, cioè è una branca, l'oncologia, in continua evoluzione. Da un anno all'altro ci possono essere dei cambiamenti determinanti nella cura, e questo secondo me è l'aspetto, uno degli aspetti più importanti di questa disciplina. Con Alessandro De Vita, che è il mio alter ego biologo, ci confrontiamo ogni giorno sui pazienti. Ovviamente io gli segnalo dei pazienti da un punto di vista clinico, istologico, e lui mi illustra le sue idee riguardo possibili studi più di tipo biologico molecolare da poter effettuare. E questo è una delle cose più interessanti e più stimolanti per me, perché mi permettono proprio di poter completare tutto quello che c'è nell'ambito della gestione del paziente, cioè vedere il paziente in quanto tale, anche come potenziale aiuto per la ricerca e per altri pazienti futuri. Vi chiedo di contribuire a sostenere la ricerca, perché è la cosa più importante, è la cosa che ci permette di sognare e di poter aiutare il futuro dell'umanità. Grazie.